La giostra. Ah, così, subito? Cosa sei tu? Ah, il pagliaccio. Non so perché. Pensavo fosse un pappagallino. Un po' troppo alto il volume però di sta zona. Ecco, devo abbassarlo nelle mie orecchie. Tanto per voi, in teoria, se ho fatto bene le cose l'ho già aggiustato. Ciao. Ciao, tartaruga. Chi sei tu? Mi chiamo Cory. Non è buffo. Cory. Per via della corazza. Ma dai, io pensavo che correva. Cioè, mi sembrava di aver intuito una relazione. No, Cory, più che altro... questo. Ma come? Questa è una giostra itinerante. Noi viaggiamo per il mondo. L'ho già sentito mille volte lui. E divertimento ovunque. Non ho dubbi, Cory. Non ho dubbi. Senti, puoi spiegarmi come funzionano le cose nella giostra in poche parole? Beh, ci vuole il biglietto per fare alcune delle attrazioni, come l'otto volante, il tiro a segno... O il calcio in culo. ...e la macchina che predice il futuro. Se cercate intorno potete trovare dei biglietti sparsi in giro. Molto bene, Cory. Ci vediamo. Ok, grazie, capo. Dunque. Qua non c'è nulla, dobbiamo trovare dei biglietti. Ecco fatto, addio al pagliaccione. Ah, i biglietti ce l'hanno i nemici, allora. Facile. Signora, salve. La ruota della fortuna gira senza sosta e questa è incredibile, è la che questo gioco abbia... In futuro diventerai una montagna di bocconcini di pollo. Ma come? Scusami. In una galassia molto, ma molto lontana, erediterai una piccola isola nel sud del Pacifico. Ok. Comunque, cioè, è incredibile che questo gioco abbia doppiatori famosissimi come voci. Cioè, allora, per il tempo in realtà penso fosse anche normale, perché erano quelli di punta nel periodo del 2000 queste voci, e quindi ci sta. Ah, ogni zona quindi c'ha dei nemici con dei biglietti particolari. Mi ricorda il livello delle giostre del parco divertimenti di Scooby-Doo, quello che abbiamo fatto della PS2. Dunque, più che un parco divertimenti è un circone con le giostre, è un circo alla fine. Aspetta. Così con la bocca aperta. Grazie. Dunque, vediamo se... Non penso ci sia nulla qua in giro, quindi... Ah, ma questo è lo scivolo. Ah, scusami, io pensavo che erano delle scale. Quella cos'è? Lava? Posso entrare qua dentro? Per un attimo ho pensato che dentro il tubo si potesse entrare e si nascondesse qualcosa. Comunque... E ciao Darwin in questa zona. Vada, signora! Vada! Che fa? Che fa? Cammini, signora! Signora, cammini! Vada! 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 Santo cielo. Ma in realtà è semplice, perché questi qua che si muovono vanno più lento rispetto a tipo la caduta da uno scivolo o al semplicemente l'acqua dello scorso episodio. Ah, ok. Sono dei tappeti elastici questi, quindi è stato molto più semplice prendere tutto. Oh, Dio mio. Cioè, hanno... Allora, in realtà, non sono proprio dei tappeti elastici, perché se vedi, hanno lo stesso funzionamento delle... Forse sono delle ventole, però, visto così, a me sembrano dei tappeti elastici. Però hanno il funzionamento della ventola dell'altra volta, che se ci vai sopra ti manda in alto. Però hanno fatto comunque la furbata di mettere il rumore del Boeing, tipo quando vai su un elastico. Queste sono le cose che amo dei giochi vecchi, perché con niente avevano comunque tutto. Dovevi fare un tappeto elastico, bastava un escamotage semplice e riuscivi a farlo. Era talmente una cosa incredibile, ma secondo me al tempo non ce ne facevamo veramente peso. È per quello che secondo me i giochi vecchi al tempo ce li godavamo meglio, perché... Di nuovo il pagliaccio.
Ah, grazie. Ce li godavamo meglio, secondo me. E parlo forse anche da vecchio, però... non ti facevi problemi né sulla grafica né su... che ne so, il gioco in sé. E... non lo so, forse era anche meglio. Chi lo sa? Fatto sta che sono periodi che... ovviamente non vivremo mai più, perché ormai con l'avanzamento di qualità, di giochi, di aspettativa anche solo della clientela. Ah! È ovvio che un gioco, è vero, sì, può anche avere, come posso dirlo, non riesco a prenderli perché è difficile veramente, si muovono anche loro. Ecco qua. Dicevo, è impensabile far uscire dei giochi probabilmente incompleti oggigiorno. Il problema è che escono, e il problema in realtà sta anche alla base. Non è solo colpa di chi li fa uscire, ma anche di chi li richiede subito. A volte bisognerebbe, non lo so, ti dico, aspettare un attimo, quel pochino di più, però... oh, la rotolata che... cosa... dove mi ha portato? Aspetta. Non riesco a prenderli gli ossi, sono... ok. Ah, che difficile, eh. Comunque, aspetta. Quanti me ne rimangono? Uno solo, penso. Esatto. Preso? No, no. È la prospettiva che ti frega. Dicevo, è impensabile oggigiorno far uscire un gioco incompleto. Dovremmo essere anche noi un attimo, magari, non ti dico a comprendere la situazione dei game designer o comunque delle case produttrici di videogiochi, però... stavo soffocando. La madonna. Però a volte bisognerebbe anche avere un occhio di riguardo. Allora, aspetta un attimo. Forse... niente. Sto dicendo, forse riesco a prenderlo passando dall'altro lato, ma alla fine l'abbiamo preso comunque. Per esempio, Dead Island 2. Io aspetto quel gioco veramente da tanti anni, da quando l'hanno annunciato alle 3, boh, 2014, 16, quello che era. Però lo aspetto da veramente tanto tempo. E nonostante tutto, comunque, sto aspettando. Scusa, no. Aspetta. Ah, ma certo, noi siamo venuti da qua. E detto comunque questo, io spero che sia un buon gioco, perché in parte lo aspetto da tanto, ma d'altro canto anche hanno avuto molto tempo per poterlo lavorare, diciamo. Il minigioco delle papere, vediamo come funziona. Ah, ma è vero che posso sparare a raffica, me l'ero dimenticato. Ma sparare a raffica non funziona, de. Ok, ne manca solo una. Dai, che stronza. Ah, giusto. Non ci ho pensato ai bersagli. Presa. Mi aspettavo almeno una figurina, sincero. Almeno una figurina me l'aspettavo. Comunque, il biglietto giallo ce l'abbiamo. Il pappagallino dei salvataggi ce l'abbiamo. Aspetta un attimo. Fammi vedere. Ah. Però vedi, questo è un segreto. Questo è un segreto, veramente. Questi sono segreti. Un bambino, se ci arriva con l'ingegno, una roba del genere, neanche felice, veramente. Queste sono le cose che secondo me dovrebbero puntare di più. Il problema è che, è vero, il mercato videoludico è cresciuto. Quindi è difficile puntare a un bambino, punti più all'adolescente adulto. Cerchi di...
di impressionare lui. Con dei giochi, una fetta di pizza, con dei giochi comunque incredibili, fatti bene, con delle grafiche, con una storia, difficilmente punterai un bambino oggigiorno con un gioco del genere. Ed è anche per quello che già più di una volta ho detto che il mercato videoludico dei, come posso dirlo, dei giochi basati su film o cartoni è morto molto tempo fa. È morto al tempo della PS2, perché non so effettivamente il perché, però era quello il periodo giusto. Era quello il periodo giusto. Oggi invece è... Grazie, grazie. Sarebbe fuori luogo o comunque fuori mercato, perché comunque un bambino non sceglierebbe oggi il gioco dei dalmata, sceglierebbe Minecraft, per dire. E vabbè, Minecraft ci sta, è adatto a tutti. Il problema è quando un bambino invece che Minecraft ti va a scegliere Call of Duty. E lì c'è un problema di fondo. Lì c'è un problema di fondo. Lì c'è un altro bersaglio. Qua ho bisogno del biglietto blu, immagino, vero? Lì c'è di nuovo il bersaglio, ma mi sa che è quello che ho sparato io, forse. Forse. Ciao. Dimmi, Cory, che cosa fa l'otto volante? Va su e poi va giù. Lui forse è uno dei doppiatori di SpongeBob, credo. Forse, ma dovrai scoprirlo. Forse è quello del narratore? Può essere? Non sai che non ne sono sicuro? E comunque, cioè, allora, detto sinceramente, gli unici giochi per bambini che ho visto, per esempio, in un negozio di elettronica, era quello dei Pyjamask, forse Peppa Pig e poco altro comunque. Anche per loro comunque non c'è molta scelta. E per carità, da un punto di vista di una console come può essere la PS5, uno direbbe: ma è sprecata una PS5 per un bambino. E su quello ti do ragione. Il problema è il passaggio generazionale. Quando la console era considerata un intrattenimento per un bambino e oggi invece è considerata un intrattenimento, uno un po' per tutti. Ah, e due, dare una console di un prezzo comunque anche molto elevato a un bambino è comunque anche per la famiglia una spesa alta. E comunque non avevo capito che dovevo... Ecco fatto. Ma che in realtà bastava arrivare subito al massimo. Ah no, fino a... quando arrivi alle salite poi cala l'energia. Ok. Figurina, ovvio. E a cosa mi è servito quell'otto volante? Solo la figurina, basta. Dal canto mio io sono contento comunque di portare questi titoli, perché come ho detto fanno parte, uno, della nostra infanzia, ma due anche, fanno parte di un bagaglio culturale e videoludico che io non ho mai avuto. Come... qua c'è la fine, però ci manca un biglietto, quindi dove l'abbiamo mancato? Forse devo parlare ancora con lei? È una possibilità remota, ma in futuro diventerai una piccola isola nel sud del Pacifico. Allora, credo che abbia tot frasi che poi vengono mischiate tra di loro. Eppure ho girato tutte le parti, vero? A meno che... Ehi, cucciolo, mi è venuto in mente che c'è un tipo strano che si aggira da queste parti. È alto, magro e brutto assai. È brutto al culo. Un cattivone da far venire i brividi. Già. Grazie, Cory. Terrò gli occhi aperti. È brutto al culo. Più che altro mi mancano ancora due cani. Ciao, cucciolo. Sai, qui intorno c'è un carro magico che cela un segreto. Ogni volta che entri ti ritrovi in un luogo diverso. Wow, è davvero magico? Non posso dirtelo.
come membro della giostra, Duh. Sono legato dal segreto professionale. È ovvio. E beh, ok, questo effettivamente è stata una mia colpa di non aver parlato con lui prima. Non avrei mai immaginato effettivamente che... Hello? No! Dicevo, non avrei mai immaginato che... si nascondesse qualcosa di nuovo nello stesso posto. Ecco fatto, 74 ossi. E qua da dove siamo entrati, sì, ok. Ecco fatto, grazie. Allora, questo vuol dire o che qua dentro ci sono gli altri due fratelli, o che qua dentro c'è ancora Gaspare e di nuovo quell'altro. Ma quante volte cambierà? Ok, l'importante è aver ucciso i nemici. Allora, aspetta. Come funziona il gioco? Ah, ok, aspetta. Penso sia... Trova il percorso, immagino. Ok. Riproviamoci. Da questo lato, lato, qui. Ok, forse ci sono zone proprio in cui non ci devi andare. Io pensavo dovessi illuminare tutto, ma a questo punto no. Di qua. Ah, che sfiga. Ok, pensavo di esserci arrivato. Calmi. Ci siamo però. Non mi ricordo. Di qua. Andata. Che suoni magici. Allora, ui, dove sono finito? Ero finito sotto i cubi. Sai che forse... Forse... Se troviamo Gaspare... Poi ci siamo. Ci mancano proprio pochi ossi. Vive la resistance! Allora, se entriamo un'altra volta c'è ancora qualcosa? No, è il primo. Più che altro non vedo Gaspare. L'asino ha mollo. Ma Gaspare saprà nuotare? Dov'è finito il pultoso? Gaspare? Dove stai? Sono qui, seguimi. Ecco la bestiolina. Seguimi. Dov'è finito il qui, pultoso? Sono sempre qui. Torna subito qui. Vieni, Gargamella. È inquietante tutto ciò, Più che altro non so fino a dove devo arrivare. Ok, fa tutto in automatico. Non riuscirai a nasconderti, bestiolina. Clink! Che fine ha fatto? Sì, la Madonna. La cosa mi piace poco. Chi va là? Chi va là? E pensare che detesto l'acqua. Sono un puzzone. Allora, aspetta, ui, calmo. Mamma mia. Ok, no, questo giro comunque non si può fare nient'altro. Però ci mancano tre ossi. No, più che altro mi manca un altro fratello. Qui. Un po' più avanti. Grazie.
No, aspetta. Va bene aver catturato Gaspar e tutto il resto, ma mi manca un fratello. Da questo giro sto... voglio farlo al 100%. Voglio prendere anche le ultime due ossa. Dai, le trovo. Saranno da qualche parte. Esatto, qua nascosti. Dove vai? Le frecce sempre molto criptiche. A inizio livello, la madonna. Sì, poi... un po' più lontano non me la mettevi. Ecco fatto. Cos'è? Vuoi fare un... trovare tutti i 100 ossi ti fa... ti fa fare il giro col pappagallo? O è solo questo livello? Non l'ho capito. Però vabbè, figo. Ma più che altro mi manca ancora un cane. Dove può essere? Vabbè, come premio ci sta, carino, dai. Ma più che altro mi manca ancora un cane, credo. Ah, ecco, vedi, c'era ancora qualcosa. Mamma, che fame che ho! Un maronna ha già fame! A me mi piace Nutella, gelato e capanna e merendine in quantità. Non so perché, però ci stava. Però questo è stato il primo livello che abbiamo completato 100% RTL 102.5 Very Normal People. E siamo più che soddisfatti.